Per una volta si mostrano i volti di chi non si sottrae alla mano tesa dei poveri, di chi raccoglie coloro che non riescono a rialzarsi, di chi non si volta e non passa oltre. Sono i volontari che in Piazza San Pietro sabato scorso hanno celebrato il loro giubileo insieme a Papa Francesco. La misericordia di Dio, ha detto loro il pontefice, non è una bella idea, ma un'azione concreta, un coinvolgersi, un toccare la carne di Cristo, ma senza per questo farne un motivo di vanto e di presunzione. Voi siete artigiani di misericordia, con le vostre mani, con i vostri occhi, col vostro ascolto, con la vostra vicinanza, con le vostre carezze, artigiani. Voi esprimete il desiderio tra i più belli del cuore dell'uomo, quello di far sentire amata una persona che soffre, nelle diverse condizioni del bisogno e delle necessità di tante persone, la vostra presenza è la mano tesa di Cristo che raggiunge tutti. Voi siete la mano tesa di Cristo. Avete pensato questo? La stessa mano che Madre Teresa di Calcutta ha sempre rivolto agli scartati, lei umile strumento di Dio chiamata ad alleviare la sofferenza del mondo. Un esempio concreto per tanti volontari che a lei hanno guardato e guardano ogni giorno, come Katrina, 21enne slovacca, che studia scienze infermieristiche. Tempo fa un problema di salute l'ha costretta a fermarsi e allora ha capito che era l'occasione per vivere pienamente il giubileo. Lei è per me davvero come mamma, perché si dice che è Madre Teresa. Lei per me è come un bel esempio della misericordia, perché lei sapeva come fare le cose piccole e semplici con grande amore. Anche lei diceva questa cosa e questo è per me un motivo di provare a farlo nella mia vita anche io. Non è molto facile sempre, ma se abbiamo questi esempi nella vita poi possiamo andare avanti e combattere con la vita. Non lontano dal Vaticano, nei giardini di Castel Sant'Angelo, i volontari si sono ritrovati negli stand di molte associazioni. Un modo per confrontarsi, scoprire realtà diverse e vivere da una prospettiva nuova il giubileo. Gabor ha 29 anni, viene dall'Ungheria, prima a Roma da pellegrino, poi la decisione di diventare volontario. A febbraio per 2 settimane, ma alla fine mi è piaciuto così che ad aprile sono ritornato. Questo è il centro della cristianità, è un posto molto importante. Per me è un onore lavorare qua ogni giorno. Roma è importante anche per Igen, che si fa chiamare Perpetua. Viene da Taiwan, ha 23 anni e si è convertita al cristianesimo. La sua presenza è una preziosa testimonianza, perché proprio a Taiwan solo l'1% della popolazione è cattolica. Per me essere un volontario vuol dire aiutare le persone e servirle. Ritengo sia un'esperienza molto importante per i cristiani, perché siamo alla sequela di Cristo e dobbiamo ovunque aiutarci ed amarci reciprocamente.